Eccolo qui il bomber, Roberto Gagliardini, il sigillo su una partita praticamente perfetta da parte vostra. Sì, è stata una partita penso ben interpretata da parte nostra. Abbiamo preparato la partita in questi pochi giorni che avevamo, con l'atteggiamento giusto siamo entrati in campo, siamo riusciti a sbloccarla subito, poi siamo stati comunque compatti e abbiamo portato a casa una vittoria fondamentale. E infatti, forse poi tu mi puoi correggere, tatticamente a centrocampo è cambiato qualcosa per contenere comunque il gioco di una squadra che ha dimostrato, no, di saper far bene in queste prime giornate di campionato? Sì, abbiamo cambiato qualcosa a centrocampo con questa disposizione 3, una disposizione che abbiamo usato in gran parte l'anno scorso, che quindi già conoscevamo, quindi non c'è stato bisogno di grande rodaggio. Comunque già la conoscevamo, infatti abbiamo fatto penso una partita attenta, compatta, determinata e vittoria meritata. Domande da studio per Roberto che vi ascolta. Roberto, io ti cito una statistica che ti riguarda. Praticamente quando tu segni l'Inter vince sempre. È successo 11 volte in 11 gare di Serie A. Quando sei andato a centro poi la squadra ha vinto. Speriamo di segnare più spesso allora. No, sono contento, però sono una statistica, poi vabbè, lascio il tempo che trovo, però appunto sono contento di aiutare la squadra, sia che faccio gol che non faccio gol, comunque non è quello, diciamo, il mio compito principale, poi se posso farlo tanto meglio. Eccoci in compagnia di Matteo Darmian. Matteo, intanto complimenti per la vittoria, una partita perfetta. Tra l'altro, quanto fa piacere non aver fatto far gol alla squadra che prima del fischio d'inizio aveva fatto i vostri stessi gol. Sì, no, sicuramente è stata un'ottima prestazione da parte di tutta la squadra, era quello che ci voleva in questo momento, venivamo da una sconfitta e volevamo riscattarci e penso che questo sia stato il miglior modo per farlo. Una partita anche di grande sacrificio da parte tua e molto equilibrata. Spesso e volentieri abbiamo parlato forse di questo equilibrio che non vedevamo in partita, invece oggi il giusto mix per contenere comunque un Sassuolo che sa giocare a pallone. Sì, sapevamo di incontrare una squadra in forma, una squadra forte con degli elementi di qualità, stanno facendo molto bene in campionato, però noi siamo venuti qua convinti di quello che dovevamo fare e penso che si sia visto in campo e oggi abbiamo meritato la vittoria. Assist anche da parte tua, immagino ti faccia piacere poi partecipare anche ai gol, questo è il primo assist in maglia nerazzurra. Sì, sicuramente quando si può dare una mano anche in fase offensiva è sempre un piacere, perché se si può dare un contributo alla squadra e aiutare la squadra per arrivare a una vittoria, penso che sia la cosa migliore e la cosa più importante. Domanda da studio per Matteo che vi ascolta. Sì, ciao Matteo, io volevo farti complimenti soprattutto per la prestazione difensiva, perché avevi di fronte Boga, che probabilmente nell'uno contro uno è il giocatore più forte del campionato, vado a memoria, tu magari puoi correggermi, non mi ricordo di una volta che ti ha saltato. Intanto grazie per i complimenti, sapevo di avere un avversario tosto davanti che comunque è bravo nell'uno contro uno e sicuramente non solo io ma tutto il reparto, tutta la squadra, perché poi abbiamo fatto un'ottima fase difensiva, abbiamo limitato non solo Boga ma tutti i loro giocatori offensivi, tutti i loro attacchi, e penso che abbiamo fatto un'ottima prestazione a livello generale sia in fase difensiva che in fase offensiva, penso che in questo momento era quello che ci voleva. Prima di salutarlo faccio l'ultima a Matteo, adesso arriva una partita molto importante in Champions League contro il Borussia Mönchengladbach, bisognerà avere questo atteggiamento dal primo minuto. Sì, assolutamente, dobbiamo avere la stessa voglia, la stessa determinazione, la stessa cattiveria con cui siamo scesi in campo oggi. Sarà una partita difficile contro un avversario comunque tosto, l'abbiamo visto a San Siro, ogni partita di Champions è difficile e sicuramente andremo là per fare la nostra partita e per vincere, perché comunque vogliamo fare di tutto quello che possiamo per cercare comunque ancora di, finché la matematica non,
dirà l'ultima parola. Noi vogliamo sicuramente in queste due partite fare il più punti possibile. Hey, don't forget to subscribe to our YouTube channel. Ehi, non dimenticarti di iscriverti al nostro canale YouTube. Ehi, non olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.